Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video svuota la spesa. Sapete che ormai ogni tanto voglio mettere un video di questo genere sul canale perché li considero leggeri e poi comunque possono dare uno spunto e un'idea a chi magari deve fare acquisti e non sa su cosa orientarsi o vuole andare a scovare prodotti nuovi che magari non aveva mai provato prima e quindi li ritengo anche abbastanza utili perché danno dei consigli, secondo me. Quindi oggi ho fatto la spesa da Ecom e volevo condividere i miei acquisti con voi. Comincio come al solito subito dalle cose che poi devo andare a riporre in frigo. Ho preso le cotolette Aya, queste classiche cotolette. Noi le mangiamo molto spesso queste, le ritengo molto buone. Ho provato cotolette di altre marche fatte così, però quelle Aya secondo me sono le migliori. Lo so che in questo momento sembra uno spot pubblicitario, ma vi assicuro che Aya non mi dà niente, neanche un centesimo. Quindi vi dico che sono buone proprio perché lo penso. Nel reparto surgelati ho poi preso le pennette tricolore. Queste sono quelle da cuocere direttamente in padella, quindi si buttano così congelate direttamente in padella e si cuociono e sono buone soprattutto per i pasti veloci, quando non ho tanto tempo, devo correre via, quelle sono comodissime. E come ultima cosa dei surgelati ho preso le patatine Oro Gel, queste, che sono da fare in forno, quindi sono quelle che si cuociono direttamente nel forno, perché a me non piace la roba fritta, quindi quando prendo questo genere di cose preferisco che si possano cuocere in forno. Poi una cosa che secondo me si associa benissimo alle patate al forno è il pollo, e quindi ho preso il pollo. Adesso io non lo apro, però fidatevi, qui dentro c'è un pollo allo spiedo. Nel banco frigo ho preso solo lo yogurt, quindi ho preso questo qua della marca Viva, quello che ha i probiotici, perché comunque io lo yogurt lo mangio sempre con i probiotici, perché secondo me è comunque più ricco di fibre, fa più bene secondo me, quindi comunque io prendo sempre quello, ed è questo qua che ha dentro i cereali, quindi uno yogurt molto classico in realtà, però è buono comunque, l'avevo già provato, lo volevo alla fragola ma l'avevano finito. Ho preso poi le classiche bracciole di maiale, queste qui fresche dal banco macelleria, quindi molto molto semplici. Una cosa molto sfiziosa che a me piace molto sono le polpette di tacchino, queste qua. Quelle fatte, ve le faccio vedere girate, forse le vedete meglio, ecco queste qua, io le cuocio in modo semplicissimo, metto appena due sapori in padella, ci metto queste e le lascio cuocere a fuoco lento e vengono veramente gustosissime, quindi queste qua mi piacciono moltissimo e quando le vedo di solito le compro, qualsiasi supermercato sia. Sempre come pasto abbastanza veloce ho preso poi questi cannelloni ricotta e spinaci della marca Sapori di casa tua. Questi sono veramente velocissimi da fare, un po' come le penne tricolore, perché in microonde cuociono in 5-6 minuti, altrimenti 20 minuti nel forno normale, quindi è una cosa velocissima che si può fare in pochissimo tempo. Non avevo mai provato questa marca, però come dire, l'immagine è molto suggestiva direi, quindi penso che siano buoni. Avevo provato altre marche di cose simili, quindi secondo me alla fine mi piaceranno. Considerando poi la stagione calda, ho preso il tonno Rio Mare al naturale. Questo è super naturale, quindi vuol dire che quando lo aprite non c'è tutta l'acqua classica del tonno al naturale, ma c'è solo una goccia d'acqua, quindi praticamente aprite la scatoletta e potete già metterlo nel piatto direttamente così, senza andarlo a sgocciolare. Io prendo sempre il tonno al naturale perché il tonno all'olio d'oliva non mi piace, è troppo pesante. E quindi prendo quello al naturale, però questo qui super naturale, questo ve lo avvicino, è ancora meglio perché è più gustoso e non ha tutto quel gusto acquoso, diciamo, del tonno al naturale. Quindi se dovete prendere qualcosa che non abbia olio, io vi consiglio il super naturale perché è molto meglio dell'altro. Poi ho preso un classico dei classici che sono i Kellogg's, i fiocchi d'avena, quelli molto semplici. Io prendo sempre i Kellogg's per un motivo molto specifico, perché sono gli unici che non contengono tracce di frutta a guscio negli ingredienti, perché se voi andate a vedere i cereali o i fiocchi d'avena di altre marche, pur essendo buoni, negli ingredienti di solito c'è scritto che contengono tracce di frutta a guscio. Io devo prenderli senza tracce di frutta a guscio e quindi questi sono gli unici. Costano di più perché mi rendo conto che ce ne sono di generi anche magari buoni che costano molto meno,
ma purtroppo se continuano a mettere negli ingredienti le tracce di frutta a guscio, io dovrò sempre ripiegare sui Kellogg's, quindi sono sicura che la Kellogg's sarà molto felice di questa cosa. Ho preso poi il passato di verdure classico della Knorr, questo qui senza glutamato. Io di solito non mangio la minestra così in polvere nella busta, però questa è comoda quando vado in vacanza, perché magari in vacanza non ho voglia di mettermi a fare il minestrone che deve cuocere un sacco di tempo, metto 2 o 3 cucchiai di questo in un po' d'acqua ed è pronta. Non è il massimo della vita, perché non è il massimo della vita, però comunque non è neanche poi così male, quindi alla fine diciamo che per qualche volta si può anche fare, quindi ho preso questa. E sempre rimanendo in tema di verdura, di minestroni, eccetera, ho voluto prendere le zuppe della marca Mara, queste qui, questa è la marca, e questa è una zuppa con farro e legumi. Vabbè, qui c'è scritto zuppa vegetariana, però le zuppe di verdura sono tutte vegetariane, cioè io non credo che esistano delle frutte di verdura non vegetariane, correggetemi se sbaglio, però la verdura da che mondo è mondo è vegetariana, quindi comunque vabbè, zuppa vegetariana con farro e legumi, questa. Io ho voluto provare questa perché sono abbastanza amante di questo genere di zuppe fatte così. Lo so che tanti non amano la roba in scatola, preferiscono, però a me sinceramente non dà fastidio la roba in scatola, quindi ho voluto provare questa. Non l'avevo mai presa questa, quindi insomma la proverò e vedremo se mi piacerà o meno. Adesso vi faccio vedere una cosa dolce, l'unica cosa dolce che ho preso, che è la crostata di ciliegie. Questa qui, la crostata di ciliegie, era in super offerta, l'ho pagata 1 euro forse, una cosa del genere, quindi era proprio un buonissimo prezzo. E è una cosa che mi piace molto al mattino a colazione. A me piace tantissimo la crostata. Se dovessi dirvi, la mia preferita è la crostata che fa mia suocera, però non è che posso chiederle tutti i momenti di farmi la crostata, quindi ogni tanto me la faccio io, ogni tanto me la compro. Comunque questa qui mi attirava, mi sembrava molto bella. È alla ciliegia, ma c'era anche all'albicocca e alla fragola, se non ricordo male. Poi, dopo tantissimi anni, ho voluto prendere il purè in busta. Questo in particolare è della marca Krastan, non so se si pronuncia in questo modo. Comunque, ho voluto prendere questo. Sono 3 buste, mi sembra, adesso ve lo dico. Sì, sono 3 buste, sono 12 porzioni. Quindi insomma ho voluto prendere questo ed erano tantissimi anni che non lo compravo perché in realtà io preferisco il purè, quello proprio classico fatto con le patate, con il latte, con il burro, burro poco magari perché insomma è meglio mettercene poco, però proprio il classico purè, quello mi piace. Questo nelle buste io in realtà non mi ricordo se mi piaceva o no, però ho voluto prenderlo perché comunque l'altra volta sono andata a pranzo fuori con il mio compagno, ho preso l'arrosto, poi di contorno ho preso il purè e diciamo che mi è un po' tornata la voglia del purè, quindi quando l'ho visto ho pensato, vabbè, provo a prenderlo e vediamo se anche quello con le buste mi piace. Se non dovesse piacermi, poco male, mi farò quello classico con le patate. Insomma, quello è sicuramente più buono, però ci vuole più tempo a farlo e quindi, insomma, non ho sempre tutto questo tempo per mettermi a fare queste cose. L'ultima cosa che ho comprato sono le pere. Ora qua dentro forse non le vedete, ma penso che tutti sappiano come è fatta una pera. Comunque, ho preso 3 pere perché erano enormi, quindi ne ho prese solo 3. La mia spesa si conclude qua. Io spero in qualche modo di avervi tenuto compagnia, di avervi dato, perché no, anche qualche idea, magari di avervi mostrato qualche prodotto che chissà, magari non avevate mai provato, non conoscevate. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.